Tutti siamo felici e contenti di poter andare finalmente all'incontro al Natale di Gesù. Ma il Vangelo forse ci mette un po' in crisi tutti quanti. Sì, è bene che ci mette in crisi. Ogni volta quando io la mattina inizio la mia giornata, quando leggo i breviari, padri della Chiesa, tante volte mi scorrono le lacrime, tante volte gioisco e mi sono fatto la domanda, perché ci sono giorni in cui quando leggo sono triste e altri giorni gioisco. Perché ci sono due modi di vivere. Due modi di vivere. Mi sono fatto appunti qui. C'è un modo di vivere quando tu ti aprirai completamente agli altri, ma totalmente, senza nessuna riserva e limiti. Sono tutto per gli altri. E ci sono queste persone, tantissime, nella vita. E c'è un altro modo di vivere, quando tu sei inchinato sul tuo piatto per mangiare e bere e basta. E non ti interessa la realtà che ti circonda. Noi siamo qui nel santuario della Divina Misericordia e in ogni mia riflessione ci sarà sempre lei, Santa Faustina Kowalska, è la mia missione, il mio compito. Di questo santuario. Gesù ha detto a Faustina: guarda il mondo che ti circonda. E noi lo guardiamo? Guardiamo le persone che soffrono? Guardiamo che il clima che cambia? Abbiamo sentito nella prima lettura, scritta tanti, tanti anni fa, in quei giorni, ve lo ripeto, in quei giorni gli uomini mangiavano, bevevano, prendevano moglie e prendevano marito. Qualcuno di voi mi potrebbe dire in questo momento: ma che male hanno fatto questi uomini? Mangiavano, bevevano, si sposavano. Una vita normale, quello che facciamo noi. Sì, è vero questo. Infatti Gesù non parla
di questi uomini che mangiavano, bevevano, prendevano moglie e marito, che hanno peccato? No! Gesù non parla di questo. Gesù non parla dei vizi. Gesù parla di troppo quotidiano. Oppure di solo quotidiano. Mangiano, bevono e si sposano. Il resto non gli interessa. Perché lo posso dire e lo possiamo dire? Perché più avanti cosa ci è detto? Non si accorsero di nulla. Peccato di sprecare la vita in questo modo. Però diciamoci questa sera un'altra verità. È possibile, sì, vivere senza sapere perché viviamo. È possibile vivere senza accorgersi di nulla, neanche di chi ti sta accanto, che ti parla, senza accorgersi dei emigrati. Vivere senza saper i volti, volti di popoli in guerra, volti di bambini vittime di fame, di violenza, di abusi, di abbandono, volti di donne violate, volti di donne comprate, volti di donne vendute, volti di gente in cerca di sopravvivenza. Carissimi fratelli, è questa la ferita di Papa Francesco. Sappiamo che tanti non hanno capito e non riescono a capire e cercano di lottare contro di lui. Ma è questa la ferita di questo Papa della storia, che si è accorto non guardiamo alla realtà che ci circonda. E questo lui ha fatto dal primo Angelus del suo pontificato, lui che ha preso il nome di Francesco. Francesco d'Assisi si è accorto della realtà che lo circonda e ha colto la presenza di Gesù nel abbracciare un lebbroso, ma ha colto la presenza di Gesù anche a tavola della sua casa straricca, dove cadevano le briciole di tanti cibi oltre che si mangiavano, e vedeva attorno a sé le povertà di poveri di Perugia e di gente in quel tempo malata di lebbra. Non ci accorgiamo che la fame del benessere sta generando un rischio di morte
per l'intero pianeta. E questo rischio si chiama un altro diluvio, del quale si parla oggi nella Sacra Scrittura. Io come sacerdote, passando, ma non solo per questa via qua, attorno, comunque intanto parlo per questa via, a tutte le ore, di giorno e di mattina, sono attaccato da tutte le persone che hanno bisogno di aiuto. Tante volte mi arrabbio, tante volte piango, tante volte non riesco più che decisione di fare. Una cosa è sicura, quando poi rientro a casa mia, perché mi faccio la mia riflessione, una cosa è sicura, questa gente è ridotta ad un zainetto, lì c'è tutta la loro vita. E poi finisce così. Guardare i volti della gente, non sempre, credetemi, hanno bisogno del denaro, perché che cosa potete dare? I 5 euro li cambia la vita? No, non li cambia la vita. Un bacio, una stretta di mano, li cambia la vita. E vengono qui da me tante volte dire: padre, non sono venuto qui per chiedere i soldi, perché non ho bisogno, non voglio. Perché sanno che un euro, due euro o cinque non li cambiano la vita, ma hanno bisogno di un fratello, hanno bisogno di una madre, di un padre, di una famiglia. E questo è impegnativo. E io ho conosciuto una famiglia, una persona che ha cambiato la sua vita accogliendo tutta intera famiglia nella sua casa. Per quale motivo? Avevano la casa, ma pagavano tanti soldi e non ce la facevano più per andare avanti per una settimana o per un mese. Ha detto: venite da me. E così finalmente siete liberati da questo. Ci sono esempi straordinari che noi, io penso per me, sacerdote di questo santuario, conosco e che mi arrivano, grazie a Dio, perché da questo l'altare devono partire parole di perdono, parole di misericordia, di accoglienza, di comprensione, di ascolto. Allora qui non ci sarà mai un diluvio, mai. Qui saremo sempre protetti, ogni volta che il tuo cuore si apre alle necessità degli, tu non perirai mai. La tua casa sarà sempre protetta, i tuoi figli mai danneggiati. Nessuno li toccherà, perché la misericordia è la prima e ultima parola di questo mondo. Iniziamo questo tempo dell'Avvento con questa grande serenità. Non dobbiamo preoccuparci se fino ad oggi noi abbiamo
fatto una vita solo di mangiare e bere, prendere moglie e marito e poi il resto non ci interessa. Gettiamo la nostra vita quotidiana, quella in senso negativo, nell'abisso della Divina Misericordia e ricominciamo questo tempo dell'Avvento con serenità, perché Dio, proprio perché è misericordioso, ci dà questa possibilità, proprio così. Nulla è perduto, nessuno è perduto, perché il Padre sta accanto a noi. Hai il desiderio di ricominciare, hai il desiderio di innalzarti, hai il desiderio di fare una vita diversa? Il Signore sta qui, sta per venire incontro a noi. Tutti, prima o dopo, lo guarderemo faccia a faccia. E noi vogliamo, io come sacerdote, voi come laici, presentarci davanti a Lui con le mani ricche di opere buone.